Si chiama bootbee.com e offre a tutti i creativi la possibilità di mettersi alla prova. Le aziende spiegano soltanto quello che devono promuovere, sta poi ai fantasiosi navigatori indovinare la campagna pubblicitaria giusta. Alla ricerca della creatività al di fuori di qualunque schema. L'idea vincente può arrivare da chiunque e soprattutto da qualunque parte del mondo. È il concetto che sta alla base di Bootbee, il nuovo marketplace dedicato alla creatività. Qualche tempo fa era accaduto qualcosa di simile a Nick Haley, 18enne inglese, che si era visto produrre da Apple lo spot che lui aveva pubblicato quasi per gioco su YouTube. Bootbee significa Brands Out of the Box, dove per box si intendono gli schemi e le consuetudini nei quali sono chiuse troppo spesso le idee, e si rivolge a tutti coloro che, guardando una pubblicità, hanno pensato almeno una volta di poter fare di meglio. Per loro è arrivato il momento di dimostrarlo con i fatti. Ritengo che il web riesca a far volare le idee perché il web è gravity zero, quindi in zero gravità le cose viaggiano alla velocità della luce. Cosa manca? Manca un veicolo riconosciuto per poter avere accesso a tutti i creativi del mondo che si riuniscono in questo marketplace globale e vedono i brief, vedono cosa gli piace e con grande passione propongono la loro creatività. Il funzionamento è semplice, i proprietari dei brand pubblicano le loro necessità creative su Bootbee e stanziano un budget che andrà poi al vincitore per il 90%. Non esistono prezzi di listino. Io ho un desiderio e dico al mondo, io sono disposto a pagare questo. Evidentemente, tanto più alto budget, tanto più è probabile che partecipino anche i grandi creativi, le grandi agenzie. Alcuni dei più noti marchi a livello mondiale, da Disney a Unicef, da Lego a Mondadori, hanno già deciso di affidarsi a Bootbee, che è stata la prima a chiedere un'idea per il lancio del suo stesso sito con un budget di $100,000. E l'imparzialità è assicurata, le aziende conosceranno infatti il nome del creativo solo dopo aver scelto l'idea vincente. L'azienda sceglie il talento, non vede da chi viene l'idea prima di aver scelto. Quindi lo studente di Calcutta ha la stessa possibilità di vincere dell'agenzia di Madison Avenue a New York. Quindi ritengo che questo sia effettivamente quello che in questo momento il mondo desidera. Kane e Lynch, ovvero quando...